Buonasera amici pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Ripoto Quest Mystery. È uscita la nuova versione 3.4.1. Non credo ci siano cose strane, nuove, fantastiche da vedere. Però sono anche uscite le mod, sono state già subito aggiornate, quindi andate sul mio sito ilpixelmatto.it/mod per andarle a scaricare. Ma non è questo il momento di pensare. Carisma 3, ma ragazzi, eccoci qua. Dobbiamo continuare la nostra avventura e andare alle audizioni per cercare un pochettino di vedere che succede in questa avventura e vedere se riusciamo a essere i protagonisti insieme a... io sceglierò Penny, lo so, però se ricomincio voglio fare tutte le cose con Chiara. Sia chiaro. Vi chiamerò in coppie per sostenere Provino, quindi attenti quando chiamo i vostri nomi. Sì, però come, con quale decisione? Ho lo stomaco sotto sopra, spero sia dovuto solo all'agitazione. Spero che il mio abbigliamento sia da protagonista e non da comparsa. Ok, vorrei capire come fare a capire le coppie. Diego, non sapevo che anche tu partecipassi alle audizioni. Infatti non partecipo, il mio talento risiede dietro le quinte. Per questo professor Vitius mi ha nominato coreografo e aiuto regista. Congratulazioni, è una grande responsabilità, ma so che sarai all'altezza dell'incarico. Grazie Rocky, il tuo supporto significa molto per me. Immagino che tu partecipi alle audizioni da protagonista. E tu come lo sai? Perché io sono sempre al centro di tutto. Hai proprio quel carisma da protagonista. Ok. E Vitius ha detto che hai parlato con lui dopo la lezione. Ha ammirato molto il tuo spirito di iniziativa. Penso tu abbia ottime possibilità di ottenere uno dei ruoli da protagonista. Lo spero proprio, non ho mai recitato prima e voglio fare del mio meglio. Dato che sei l'aiuto regista, sicuramente ne saprai più di me sul teatro. Hai dei consigli da darmi prima dell'audizione? Sono felice di aiutarti. So esattamente cosa ti serve per scioglierti un po' prima di salire sul palco. Tipo? Di che si tratta? Tecniche di movimento. Tutti i migliori attori le usano. Ti spiego come funzionano. No, non ci siamo, ragazzi. 3 orette di energia. Andiamo un po' a scoprire queste tecniche di movimento. Cosa sta facendo Chiara con Joe? Vabbè, lasciamo stare, che è meglio. Chiara! In questo copione ci sono un sacco di parole. Come dovrei fare a ricordarmele tutte? Stanno provando a cadere. Che carini che sono. Spero che i miei siano vestiti, questo sì, vabbè, l'ha già detto prima, che siano vestiti da protagonista, anche se non nel dialogo. Ed ora degli scioglilingua. 3 tigri contro 3 tigri. 3 tigri contro 3 tigri. Io meglio che non li faccio gli scioglilingua. Questo copione è un vero capolavoro. Il corpo è lo strumento più importante di un attore. Ma cosa sto facendo io? Mi chiedo chi si inventi questa roba. Ma sto facendo tipo una scimmia? Sembra una scimmia. Ora cado anche io. Ok. Mimare, cadere, camminare pesantemente o accovaggiarsi. Sono tutte tecniche di, insomma, recitazione, eccetera. Immagino che essere un bravo attore significhi non curarsi di sembrare stupido. Beh, perché dovresti sembrare stupido? I movimenti possono essere ampi e drammatici o piccoli gesti quotidiani. Mi sorprende vedere Talbot alle audizioni. Di solito preferisce stare di conto suo. In effetti. Merdulina qui! Scaglierò una fottura su chiunque parli durante il mio provino. Non riesco ancora a credere che la sala grande ospiterà uno spettacolo per la prima volta dopo 20 anni. Mi sembra che sia 20 anni. Chiara sembra sicura di sé. Credo che la nostra preparazione per le audizioni sia stata d'aiuto. In energia finita al pixelmatto.it/taquini oppure /mod. Con /taquini avrete anche i taquini. In questo copione ci sono... Questo abbiamo già letto, sì. Mi sa che questi dialoghi qua li abbiamo già letti tutti. Esatto, quindi mi sa che le uniche cose sono probabilmente i miei dialoghi e quelli di... Ecco qua, di Andre. Il corpo è nostro... Ok, questo abbiamo già visto e mi sa che anche questo abbiamo già letto. Mi chiedo chi si inventi questa roba. D'accordo. Quindi ragazzi, eccoci qua con tutte e 5 le stelline, siamo pronti ad andare avanti, assolutamente. Le tecniche di movimento migliorano il tempo e la reazione di un attore, questo mi sa che non l'avevamo letto, quindi super top, perfetto. Sono pronto! Sto facendo un mimo, cioè nel senso davvero un mimo, aiuto, però l'ho fatto bene. Vediamo se ho capito tutto.
Mimare, cadere, camminare pesantemente, accovacciarsi, sono tutte tecniche di movimento. Esatto, usarle per riscaldarsi serve a migliorare il tempo di reazione di un attore. Quando sei sul palco devi aspettarti di tutto. Recitazione è recitazione. Credo di aver capito. Ottimo, vediamoti in azione. Come, scusa? Voglio vederti fare un riscaldamento con alcune tecniche di movimento. Prova una caduta. Se mi aiuterà a sciogliermi, provo subito. Sono fatto anche male? No, non sono bravo. Perfetto, quella era una caduta come si deve. No, era una caduta fatta palesemente per finta. Mi sento terribilmente stupido. Ma in senso buono, se riesco a scivolare e cadere di fronte a tutti, posso fare qualsiasi cosa. Potrei persino recitare in quella scena romantica senza preoccuparmi che tutta Hogwarts mi stia guardando. C'è qualcuno che preferiresti avere al tuo fianco come protagonista? Qualcuno per cui magari provi dei sentimenti sinceri? Ah, ok, già ora scegliamo la nostra partner, quindi, presumibilmente. Esatto, quindi qua andiamo effettivamente a scegliere quale sarà la nostra partner. Possiamo scegliere, quindi, Joe, Barnaby, Chiara, Andre, Talbot, lei non mi ricordo mai come si chiama, aiutami, mi sfugge il nome, scusate, Penny e Merula, come ti chiami te? Vabbè. Comunque sia, ovviamente, mi piacerebbe tanto se Penny fosse la mia costar nell'Equinozio Incantato. Sono stato benissimo in sua compagnia durante i nostri appuntamenti passati. Il ballo di San Valentino è stato meraviglioso insieme a lei. Sarebbe una perfetta compagna di scena. Penny è la persona che vorrei al mio fianco come costar. Dichiarerai il tuo vero amore a questa persona di fronte a tutta Hogwarts? Sei sicuro di volere lui, come costar? No, non ne sono sicuro. Fammi ci pensare. Sì. Ma soltanto perché voglio vedere nel caso di un'altra persona. Badia. Voglio vedere che succede. Non l'ho scelta in ogni occasione, ma ecco, viene detto così. Badia è la persona con cui vorrei il mio fianco come. Ok, questo abbiamo già letto. No. Perché ovviamente io voglio Penny, quindi andiamo a scegliere Penny, ovviamente. Però volevo vedere il dialogo nel caso di Penny, quindi. Sì, sicurissimo. Sì, voglio che Penny sia la mia costar. Dato che sono l'aiuto regista, vedo cosa posso fare per dare a voi due i ruoli di protagonisti nello spettacolo. Sempre se farai un provino eccellente, ovviamente. Dopo aver parlato con te, mi sento decisamente pronto a salire sul palco. Buono a sapersi, perché proprio ora tocca a te. Buona fortuna, Rocky. E quindi, ragazzi, andiamo subitissimo. Ma perché c'è Barnaby qua? Signor Balboa, il signor Lee sarà suo partner di scena. Reciterai la parte della ninfa di primavera, mentre il signor Leech reciterà la parte dello spirito dell'inverno. Fate la scena dall'inizio. Azione! Oh, grande spirito d'inverno, fai cessare immediatamente questo gelo e lascia che i fiori sboccino. No, ninfa della primavera, io non... Rocky, ho dimenticato la mia battuta, cosa facciamo? Oddio, non so cosa fare. Mi inventerò io qualcosa. Che se lasciamo Barnaby a far qualcosa, secondo me non si... Mi inventerò qualcosa. Tu cerca di seguirmi. Farò il possibile. Ascolta ciò che dici, spirito dell'inverno. Pare che il freddo abbia intorpidito il tuo cervello. Lascia che la primavera risplenda in tutta la sua gloria e che anche tu trarrai giovamento dal suo tepore. Si vede che non sai niente, ninfa della primavera. Caldo o freddo, il mio cervello è sempre intorpidito. Stop. Siete entrambi del tutto fuori copione. È colpa mia, professore. Ho dimenticato le battute. Non ci siamo fatti scoraggiare da una scivolata. Dopotutto, recitazione è recitazione. Giusto. È notevole la velocità con cui tu ti sei ripreso per l'errore di Barnaby. E Barnaby ti ha seguito molto bene. Ci sono riuscito solo perché c'eri tu sul palco con me. Lavoriamo proprio bene insieme. No. Solo i migliori attori riescono a padroneggiare una tale abilità di improvvisazione. No, io voglio Penny. Significa che abbiamo ottenuto i ruoli? No, io voglio Penny. Significa che la vostra audizione è stata degna di nota. Quando ci rincontreremo avrò preso la mia decisione finale sui ruoli. Grazie professore, non vedo l'ora di sapere chi reciterà nel suo spettacolo. Ma io volevo farla con Penny però, non con Barnaby, non ho capito, le passo mio marito, cioè scusate, però io ho scelto Penny e... Vitius è pronto ad annunciare i protagonisti, incontriamoci in cortile, andiamo a vedere perché io a questo punto sono un po' scoraggiato, cioè nel senso... Presumo che sia
questo qua da guardare. Il primo, c'ha troppe missioni secondarie da fare. Troppe. Se qualcuno dice di nuovo vero amore, vomito. Mamma dice che non posso innamorarmi finché non compio almeno 20 anni. Il mio vero amore è Dennis. Che carina lei. Ciao Rocky, anche tu stai aspettando che Professor Vitius annunci il cast? Sì, dopo la mia audizione sono molto curioso di sapere chi saranno i protagonisti scelti da Vitius. Dimmi un po', come mai vuoi recitare nello spettacolo? Per il romanticismo, perché l'ho già detto la volta scorsa, se no avrei scelto per uscire dalla mia zona di comfort. Ovviamente fatemi sapere le vostre soluzioni, le vostre idee, cosa è successo con le vostre scelte, insomma. Per il romanticismo, condividere un sentimento di vero amore sul palco è così romantico. In effetti lo spettacolo di Vitius sembra molto romantico. E tu perché vuoi recitare nello spettacolo? Mi interessa esplorare tutte le forme di espressione artistica e anche se non ne tenessi una parte potrei sempre partecipare in qualche altro modo. Il professor Vitius mi ha chiesto di disegnare e dipingere la scenografia. Congratulazioni Badia, sei la strega perfetta per questo lavoro. Grazie, ma quando ho accettato non ho pensato a quante scenografie gli servissero. È un lavoraccio e quindi dovrò farle io con lei. Ora stai lavorando a questo? Sì, sto lavorando senza sosta ai progetti dell'audizione. Non voglio deludere Vitius, ma ho paura di non finire in tempo. Mi piacerebbe aiutarti, se ti va. No, mi farebbe molto piacere. Allora finiamo di disegnare queste coreografie. Ma io volevo 8 ore, porca di quella paletta. Ma io volevo in realtà vedere chi, se fosse compagno o meno. Lo spettacolo si svolge principalmente in una foresta. Perché Vitius ha bisogno di così tante scenografie? Forse potesse riciclare delle parti da una scenografia all'altra, se mai deve comunque dipingere. Io lavoro alla grotta di ghiaccio dello spirito dell'inverno. Fitra energia, ve l'ho già detto. Voglio lanciare un incantesimo sull'ultima scenografia per farla sciogliere. Come si scioglie il cuore dello spirito dell'inverno? Spero che questo spettacolo sarà più fortunato della fonte della buona sorte. Non c'è niente di più primaverile di una sorgente fresca. Potremmo aggiungerla alla scenografia. L'aspetto delle scenografie dovrebbe essere magico, primaverile e romantico. Il giallo si abbina alla ninfa della primavera, mentre il blu potrebbe andare bene per lo spirito dell'inverno. Il professor Vitius vuole 15 scenografie. Sono 5 scenografie per ogni atto. Una marea, insomma. Sarebbe utile se tu disponessi le scenografie completamente secondo l'ordine dello spettacolo, va bene? Forse potresti, questo abbiamo già letto, sì, ma non potresti dipingerle in ordine, tipo. Questo abbiamo già letto, d'accordo, mi sa che abbiamo già finito il dialogo, sì. Finita l'energia di nuovo, vediamo un pochettino qua. E sì, abbiamo finito tutto il dialogo e quindi sono molto sconfortato e insomma, ci vediamo alla fine. Ed eccoci qui con tutte e 5 le stelline pronti ad andare avanti. Grazie Rocky, non sarei mai riuscita a finire di disegnare le scenografie così in fretta da sola. Sembrano proprio come Vitius le vorrebbe, magiche, primaverili e romantiche. Tutte 15. Non ricordarmelo, ancora non so come farò a dipingerle tutte in tempo. Ma non l'abbiamo appena fatto? Ma in qualche modo farò. Questa è l'opera magna di Vitius e so quanto un'opera sia importante per un artista. A proposito del professor Vitius, eccolo che arriva. Oh, vediamo. Signor Balboa, proprio il mago che stavo cercando. E signorina Ali, è bello vedere che avete iniziato a lavorare alle scenografie. Rocky mi ha aiutato a finire i disegni. Sono felice di aver dato una mano. Mi ha aiutato a non pensare all'annuncio del cast. Ha deciso chi reciterà come protagonista, professore? Ebbene sì, l'equinozio incantato ha trovato le sue due star. L'interprete del personaggio della ninfa della primavera e sarà niente meno che tu, signor Balboa, la ninfa, il ninfo, semmai. Caspita, ma è fantastico, professor Vitius. E ora ho paura di sapere. E chi sarà la mia costara? La parte dello spirito dell'inverno sarà interpretata da Penny Haywood. Sì, ce l'abbiamo fatta, inzuppiamo tutto, scusate, mi dissocio. Avete sostenuto entrambi un'audizione degna di noto. E il signor Kaplan pensa che voi due possiate lavorare bene insieme. Penny è la mia costar. Splendido! Che notizia favolosa, Rocky! Sono ansioso di vedere cosa porterai al ruolo.
La sera dello spettacolo gli spettatori vorranno credere che tu e la tua costar provate veramente dei sentimenti. Perciò fate del vostro meglio. Non la deluderò, professore, e non vedo l'ora di fare la nostra prima prova. Mamma, mamma, mao. E con questo, ragazzi, abbiamo concluso la prima parte. Raccogliamo tutto quanto e siamo pronti ad andare verso la seconda parte. Tu e la tua costar dei sogni siete destinati a dichiararvi amore sul palcoscenico, se una certa superstizione non fermerà lo spettacolo. Una certa superstizione? Molto male, ragazzi, ho molta paura. Allora, questo video finisce qua. Io cercherò, tra l'altro, ora, nel prossimo video, magari di fare tutte e quattro queste parti. Non ve lo prometto, dipende un po' dal tempo che ho, eccetera, però cercherò di farlo. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ricordatevi che qua c'è dell'energia gratuita. E che altro dire? Fatto il misgatto! Mamma! Lasciamo mi piace! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!